Amici della Cambusatini, siamo a Cuba e a Cuba non potete trovare una comida senza il famoso arroz y frijoles, riso e fagioli. Loro lo chiamano anche congris, oppure nelle varie cittadine sparpagliate per l'isola assume altri nomi di cui onestamente in questo momento non ricordo il nome, ma non importa perché tanto la base è riso e fagioli. Fagioli che adorano sono fagioli neri o fagioli rossi. Io i fagioli neri li ho messi qua, in questa meravigliosa pozzanghera, li ho lasciati rinvenire per 8-10 ore a seconda di quello che ci vuole e sono 400 grammi di fagioli secchi messi a rinvenire con una foglia di alloro. Ho 800 grammi di riso, quindi il doppio del riso sui fagioli, due belle cipollone sane, 6 spicchi d'aglio, ma se sono piccini anche 8, italiano, non spagnolo, non cinese, italiano. Un paio d'etti di pancetta tagliata mezzo centimetro, da fare a dadini perché un pochino di spinta di maiale ci vuole. Un peperone verde, perché il soffritto da quelle parti si fa col peperone. Origano e cumino. Per prima cosa vanno lessati i fagioli, quindi ora con calma ci si mette a lessare i fagioli e lo sapete fare tutti. I fagioli si lessano senza sale perché sennò diventano duri come il legno. Vado a lessarli. Mentre i fagioli stanno finendo di cuocere, preparo la linea per fare il riso. La pancetta va tagliata a dadini sottili, quindi intanto longitudinalmente la taglio in tre. E poi molto finemente, perché questa qui deve praticamente sciogliersi all'interno della casseruola. La cipolla va tagliata sottile, quindi faccio prima delle incisioni così e poi così. Ecco, deve essere molto molto fine perché si deve praticamente sciogliere. Mentre la mia piccola chef mi sta lavando il peperone, io adopro uno spremi aglio, più giù che non ti vedano. Eccolo lì. Io prendo uno spremi aglio e spremo i 6 spicchi d'aglio qui dentro. Posso spremerlo uno io? Sì, dammi il peperone. Vieni. Sei pronta? Sì. Vai, forte forte, eh. Brava, così, grazie, meno male ci sei tu. Questo è io. E va insieme alla cipolla. Tac. Come vi ho sempre detto, peperone si taglia dall'interno, è molto più semplice tagliarlo dall'interno, non c'è la pelle dura da scalfire, si fa tutte striscioline così. E poi si fa, come dicono quelli bravi, una brunoise, ovvero dei dadini minuscoli che dovrà andare in soffritto. E eccoci qua col mio piccolo chef Maria Vittoria, che ha detto che senza di me, anzi senza di lei, io non riesco a cucinare, ed è vero. Casseruola, aceite de oliva, ovvero olio, metti dentro. Tanto? È da coprire il fondo. Sufficiente, vai, basta così, basta, molto bene. Metti il peperone, la cipolla e l'aglio. Uffa, vedi che brucia. Come fa? Tutto. Tutto. Molto bene. La pancetta. Grazie. Il peperoncino lo metto io. Per me era una cosa. E adesso che dobbiamo fare?
Dobbiamo prendere un mestolino e cominciare a mescolare. Brava! Finché non diventa un soffritto bello, bello appetitoso, vero Vittoria? Sì. Pancetta, peperoni, cipolla, aglio e peperoncino. Adesso si mette il riso. Il riso è tostato, ha cominciato a diventare trasparente, quindi prendo una bella manciata sana di origano. Il cumino. Il cumino a Cuba non manca mai. Continua a mescolare e poi vado a metterci i fagioli. Come avete visto, allo stato attuale delle cose non ho messo mai sale da nessuna parte, c'è la pancetta e comunque da sapidità, ma un pochino di sale ce lo mettiamo anche nei fagioli, non c'è. Questo serve a far insaporire il riso al suo interno. E adesso il riso. Con tutto il suo brodo di cottura, perché è quello, il riso, scusate, i fagioli, perché il brodo di cottura dei fagioli è quello che farà cuocere il riso. Il riso ci mette 16 minuti e quindi 16 minuti con calma e per piacere abbassiamo un po' il fuoco e andiamo avanti. Se vedete che manca un po' di liquido, Maria Vittoria ci aggiungerà dell'acqua calda, è vero? Sì. Sì, sì, ti vedono. Ormai il riso è pronto. Mentre cuoceva a fuoco moderato, coperto, io piano piano aggiungevo l'acqua. Quando mi sono accorto che mancavano quei 3 minuti alla fine della cottura del riso, ho scoperto, ho smesso di aggiungere acqua e adesso spengo il fuoco. Ah, una cosa. A Cuba il soffritto lo fanno con la manteca de cerdo, che non è altro che il nostro strutto. Io l'ho fatto con l'olio, mi perdoneranno i cubani, ma questo è un affarino che va mangiato freddo, di contorno. Che faccio? Aspetto mentre mi sappannano gli occhiali a assaggiarlo o lo mangio o lo assaggio ora? Io lo assaggio ora. Tanto è bello sgranato, l'odore è bellino. L'acqua di bollitura dei fagioli ha colorato il riso. Insomma, l'aspetto sembra proprio lui. Credo che bruci. Non ho questa certezza, ma quasi. Brucia. Buono. Wow. Sì. Bello, si sente il cumino, si sente la pancetta, si sente... Buono. Ciao. Ah, e viva Cuba.